Nei secoli precedenti le dinastie dei faraoni, quando gli eventi storici non venivano ancora tramandati ai posteri, esistevano degli uomini intelligenti come noi. Erano dei geni, degli Einstein, dei Newton. Quegli uomini sentivano il bisogno di conoscere il cosmo e di capire il significato dell'esistenza. Ma ignorando la scienza e non possedendo la tecnologia necessaria, facevano ricorso alla loro intelligenza e al loro genio. Usavano cioè una forma del pensiero che abbiamo da lungo tempo dimenticato. Mi riferisco alla ricerca spirituale, interiore e intuitiva. Re Osiride, possa tu attraversare la Via Lattea, il sinuoso fiume. Possa la vita ultraterrena condurti per mano laddove è Orione. Agli albori della storia, 2500 anni prima di Cristo, una civiltà chiamò a raccolta le sue forze per costruire i monumenti più grandi della Terra. 13 milioni di tonnellate di blocchi di pietra, sufficienti a costruire la City di Londra, furono trasportati attraverso il deserto. Perché? Quale visione del mondo giustificava una simile impresa? Gli studiosi dicono che servirono da tomba per tre faraoni. Robert Bovall, scrittore e ricercatore inglese nato ad Alessandria d'Egitto, ha passato gran parte della sua vita all'ombra delle grandi piramidi. Bovall ritiene che uno scopo molto più elevato sia la base della loro costruzione e negli ultimi 20 anni ha cercato di scoprire quel significato di cui si avverte l'eco in antiche storie che parlano di stelle, di miti e della creazione come la concepivano gli egizi. All'inizio tutto era avvolto dalle tenebre e regnava il caos. Poi dal caos emerse un monte e su di esso spuntò Ra, il sole. Infine un uccello fiabesco, la Fenice, si alzò in volo e il primo verso che emise fece muovere il mondo. In quel luogo sorse in seguito la città di Eliopoli, attorno a una colonna sormontata dalla sacra pietra Ben Ben, simbolo del monte all'origine della creazione. Questo è ciò che rimane della città di Eliopoli, un tempo la più sacra fra le città del mondo antico. In questa fossa profanata si ergeva il sacro Tempio del Sole, il Tempio della Fenice. E qui vennero gli studiosi greci Pitagora, Platone, Solone per rendere omaggio ai sapienti dell'antico Egitto. Il nome Eliopoli era rappresentato da questo geroglifico, un pilastro sormontato da una croce. Gli antichi egizi la chiamavano Innu, la città del pilastro. Sappiamo da antiche iscrizioni che lì si ergeva infatti un obelisco, molto tempo prima che a Giza fossero costruite le piramidi. Sappiamo anche che in cima alla stele era forse collocata una sacra reliquia, la pietra Ben Ben. Questa pietra era a forma di cono o di piramide e per gli antichi egizi era come per noi la croce, il più sacro dei simboli. Questo simbolo è ancora custodito nel Museo del Cairo ed è la pietra di coronamento di una piramide. I sommi sacerdoti di Eliopoli erano secondi solo al faraone ed erano noti come costruttori, maghi, guaritori e astronomi. Di uno conosciamo il nome, Imhotep. In seguito sarà venerato dai greci come Asclepio, per i romani Esculapio, inventore della medicina. Ma Asclepio è noto anche per la sua conoscenza delle stelle e come ideatore delle grandi piramidi. La conoscenza delle stelle ha influenzato la costruzione di queste piramidi? Secondo gli studiosi, gli egizi non erano molto esperti in fatto di astronomia. Qui però abbiamo una prova della loro notevole conoscenza del cielo. Osservate le costellazioni dello zodiaco. Il leone, il toro, i pesci. E qui abbiamo la costellazione di Orione e la stella Sirio.
Molte civiltà assegnano un posto speciale alla costellazione di Orione. Essa si trova davanti alle corna del toro. Sembra un grande cacciatore con la sua cintura di tre stelle. Per gli egizi era Osiride, dio dell'oltretomba, strettamente collegato alle piramidi. Robert Bovall ha scoperto quanto fosse collegato. Qui tutto afferma l'esistenza di un piano uniforme, un grande piano, eppure c'è qualcosa che lascia perplessi. Abbiamo tre piramidi, due delle quali di dimensioni quasi identiche, sono poste lungo una diagonale. E qui è la cosa curiosa. La terza piramide è molto più piccola ed è spostata verso sinistra rispetto alla diagonale. Perché? Cosa cercavano di fare i costruttori delle piramidi? Il problema mi ha tormentato per anni. Poi una sera un amico con cui ero seduto nel deserto, parlando di come sarebbe nata la stella Sirio, puntò il dito verso il cielo e indicandomi la cintura di Orione, che era proprio sopra di noi, mi disse: come puoi notare, le tre stelle sono in fila, ma quella che è in cima, la più piccola, è leggermente spostata a sinistra. Improvvisamente mi fu chiaro. Bovall sapeva che altre due piramidi avevano nomi di stelle. Quello che vide lo stupì. Orione, il dio Osiride, stava sia in cielo che in terra. Ma qualcosa non quadrava. Gli egizi associavano il Nilo alla Via Lattea ed evidentemente le piramidi a Orione. Ma all'epoca delle piramidi, la Via Lattea e Orione erano in posizione diversa fra loro. Scoprì quindi che il computer stava esaminando un'epoca sbagliata. Per trovare la corrispondenza perfetta con le piramidi, occorre far ruotare il cielo leggermente in senso antiorario, il che vuol dire andare indietro nel tempo. 3000 a.C., 4000, 5000. La posizione delle stelle muta nel tempo grazie al fenomeno della precessione. La Terra non gira solo su se stessa ogni giorno. Il suo asse varia progressivamente in modo lentissimo, compiendo un intero giro ogni 26.000 anni. Dalla Terra si ha la sensazione che le stelle vadano lentamente su e giù nel corso dei millenni. 8.000, 9, 10. È stupefacente! La data che ne risulta è il 10.500 a.C. La Via Lattea in questo modo coincideva esattamente col Nilo. I costruttori si riferivano quindi a un tempo lontano, in cui Orione aveva cominciato la sua lenta ascesa attraverso il cielo, alla mitica prima volta quando gli dei governavano e tutto aveva avuto inizio. Nella grande piramide, degli stretti e strani condotti puntano verso l'alto. Per gli scienziati sono pozzi d'aerazione. Questi non possono essere stati dei pozzi d'aerazione. Il loro percorso è troppo complicato. Salgono lungo un piano inclinato ed escono dalla piramide. Devono aver avuto uno scopo più importante. Gli astronomi avevano già scoperto che questi condotti erano orientati verso l'Orsa Minore e Alfa Draconis, la stella polare dell'antichità. Ovviamente non si presero tanta pena. Per gli egizi, Orione era Osiride, il dio della resurrezione. Questa è la ricostruzione di com'era il cielo nel 2500 a.C. Vediamo cosa accade alla cintura di Orione mentre attraversa la linea nord-sud. Il pozzo che parte dalla camera del faraone puntava verso Orione, cioè il dio Osiride. A sinistra di Orione c'è la stella Sirio. Per gli egizi era la stella di Iside, sposa di Osiride. Sono rimasto stupito nello scoprirlo. Bovall scoprì che l'ultimo pozzo puntava verso Sirio, la stella della dea Iside. Gli egizi avevano creato dei sentieri che conducevano a Iside e a Osiride. Gli dei della vita ultraterrena e della resurrezione. Gli dei degli inizi del mondo. Gli egizi credevano che ci fosse stata un'età dell'oro, un'età in cui gli dei avevano governato la terra. Dal ventre della dea del cielo erano nati quattro figli con sembianze umane, due dei quali erano Iside e Osiride. Questi due avevano creato il regno del tempo primordiale, che chiamavano Zeptepi. Si trattava di un periodo aureo in cui gli dei avevano governato la terra e vi avevano portato civiltà e conoscenza. L'equilibrio tra il cosmo e la terra era perfetto e ovunque regnava la felicità.
Un'epoca d'oro in cui aveva governato Osiride, ma Set, suo fratello, roso dalla gelosia, l'aveva ucciso. E il mondo era precipitato nel caos quando Set ne aveva tagliato il corpo in 14 pezzi, da lui nascosti nel territorio egizio, sul quale erano calate le tenebre e si erano riversati fiumi di sangue. Ma Iside, sposa fedele di Osiride, dopo averlo cercato in ogni angolo della terra, ne aveva raccolto le parti, avvolgendole poi in un tessuto di lino. Iside però non riuscì a ritrovare il fallo del suo sposo. Ne costruì allora uno d'oro, per mezzo del quale si fecondò con il seme di Osiride. Nacque così Horus, infante divino. Sarà Horus il primo uomo Dio che governerà l'Egitto, il primo faraone riconosciuto. Tutti i faraoni che seguirono ritennero per questo di essere delle reincarnazioni del dio Horus. Horus, il dio con la testa di falco, vinse il male e vendicò suo padre uccidendo Set. Iside e Osiride si reincarnarono in cielo, dove entrambi governano la notte e l'oltretomba. Osiride come Orione e Iside come la stella Sirio. Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza della stella Sirio. Sirio, per gli egizi, era Iside, la forza che dà la vita. La stella ha un ciclo molto specifico. Inoltre, si presenta come la stella più brillante di tutto l'emisfero settentrionale. Gli egizi la veneravano proprio perché era così bella e così brillante. Ma a un certo punto scompariva. Orione e Sirio scompaiono per 70 giorni. E questo è interessante, perché il periodo di 70 giorni era anche il periodo dell'imbalsamazione. Ci volevano 70 giorni per tutto il rituale, e quindi è chiaro che venisse associato alla scomparsa delle stelle per quell'arco di tempo. Trascorrevano i 70 giorni nel lutto e nell'attesa, e col timore che la stella non ricomparisse e che l'Egitto non rinascesse più. Ma poi, un giorno magico, al solstizio d'estate, esattamente 70 giorni dopo, ecco che la stella ricompariva all'orizzonte, e questa volta ad oriente, alcuni secondi prima del sorgere del sole. La ricomparsa della stella, quel suo luccichio, annuncio di una nuova vita, era il momento più importante del culto praticato dagli egizi. Nello stesso periodo dell'anno, il Nilo si ingrossava per le piogge monsoniche cadute nel sud sconosciuto. Le inondazioni portavano nuova vita alla terra riarsa. Per l'Egitto si trattava di una rinascita annuale, ed era così importante da segnare l'inizio del nuovo anno. Questa miracolosa concomitanza del sorgere del sole al solstizio d'estate, della rinascita di Sirio all'alba dopo una lunga invisibilità e l'esondazione del Nilo costituiva la grande visione che gli egizi avevano della rinascita. Essi immaginavano che il dio Osiride dal cielo osservasse la sua creazione, che osservasse l'Egitto e il sorgere della stella. Ciò che il dio vedeva era non soltanto il sorgere della stella, ma la rinascita dell'Egitto. Quella scintilla di vita veniva, nella loro concezione, trasferita alla dea Iside, che dava così alla luce Horus, l'infante divino, il quale rappresentava l'Egitto. Quindi è la stella che ha in sé la vera essenza dell'Egitto e della sua rinascita annuale. Ora, qui abbiamo una madre divina che dà alla luce un dio, associata a una stella che sorge a Oriente. È interessante notare come lo stesso concetto ricompare 3.000 anni dopo in un culto completamente diverso. Ma è davvero un culto del tutto diverso? L'interpretazione di Boval getta una nuova luce sui magici riti funebri relativi al faraone figlio di Horus, come veniva considerato dai costruttori delle piramidi. Dopo 70 giorni, la mummia veniva portata a ovest, al di là del Nilo, nella necropoli di Giza, là dove la Via Lattea interseca la cintura di Orione,
e dove le piramidi si ergono come porte d'accesso al regno di Iside e di Osiride, dei dell'oltretomba.